Chieri, vittoria dei Gators 71-58. Partiamo da te, coach. Partita tirata, dove siamo sempre stati sopra. Abbiamo solo avuto forse un blackout a fine del secondo quarto, dove per non aver perso dei rimbalzi, anzi regalato dei rimbalzi, dei pari sono quasi rientrati a meno 5, e poi inizio invece del quarto quarto siamo andati via e siamo tornati indietro. È stata una buona partita, ragazzi, un po' imprecisi in attacco nei primi due quarti, meglio nel terzo quarto quarto, con giochi un po' più fluidi, qualche errore di troppo anche nel diciamo a rimbalzo ha consentito loro di stare attaccati alla partita. Però voglio precisare che per il discorso sul perimetro tiro da fuori. Abbiamo qua un disturbatore. No, dicevo, sul perimetro abbiamo preso benissimo e infatti abbiamo preso pochissimi tiri dalle loro guardie, e questo è un ottimo segnale per il proseguo del campionato. Anche sotto abbiamo marcato bene i lunghi, abbiamo mancato qualcosa nel rimbalzo dal lato debole, abbiamo perso qualcosetta lì, però sono super soddisfatto. E devo tenere la prova anche di Bottero, che finalmente è rientrato ad allenarsi, si sta prendendo minutaggio, fiducia, e lui per noi è un giocatore importantissimo, quindi lui deve sapere che noi abbiamo il massimo di fiducia in lui e lui ce la deve ripagare con queste partite. A proposito di Bottero, che abbiamo qua Bottero, infatti si trova parola del coach, sicuramente un bel impatto sulla partita, infatti ho fatto doppia cifra, hai messo una bomba fino al primo quarto, ma oltre a quello grossa intensità, forse da migliorare leggermente la gestione, vero? Quello sì, devo migliorare ancora tanto, e da poco che faccio il playmaker sto imparando, anche allenandomi quando riesco, adesso si vede che mi sto allenando. Sì, l'intensità, come ha detto il coach, è stata la chiave della partita e io sono riuscito a dare un po' più di intensità, con me è salita tutta la squadra e il risultato si è visto subito, abbiamo difeso forte, loro non hanno più trovato il canestro, siamo andati di là, abbiamo trovato il canestro con facilità, utilizzando soprattutto Giacone, che era marcato da Gire, che pativa un po', e non abbiamo più avuto problemi nel secondo tempo. Quindi bellissima vittoria che ci porta più 4 su Beinasco, che avremo lo scontro fra due partite, però prima di sabato. Partita Mondovica, una squadra che mette in difficoltà tutti, con intensità, con ritmo, e un campo difficile per noi, però non abbiamo avuto una sconfitta, però affrontiamo come un prodotto. Ci mancava anche Marengo, oggi lo sentivo, quindi un onore di più alla squadra che è riuscita a giocare anche benissimo senza lui. Okay. Allora, vi saluto tutti e ci vediamo sabato a Mondovì, qualità speciale. Ciao!